Caspoli, terra di lavoro. 28 ottobre 1863. È il suo compleanno. 22 anni compie oggi Michelina. Nessuno se lo ricorda, la festeggiano al santo, ma lei sì. Vedova senza figli. Vive con la famiglia del cognato. Fa i mestieri di casa, altri lavori quando può. Cucire, lavare, zappare, raccogliere frutta e verdure, fare legna. Si tiene scontrosa in famiglia, così è più libera. Non parla quasi mai. Nessuno dice nulla quando esce la sera. Quando torna la notte a casa con un fagotto di biancheria da lavare. Lo sanno che è quella della banda, che Michelina gli fa il bucato. Da quando suo fratello Mimì è andato con Don Ciccio Guerra, il fagotto è più grosso e lei torna più tardi la notte. Porta a casa qualche animale ogni tanto, una pecora, una gallina, un coniglio. Nessuno le chiede dove li ha presi. A volte tira fuori il suo unico libro e si mette a leggere, la guardano strana. È l'unica che ha imparato in famiglia. È stato il parroco che ora non c'è più che le ha voluto insegnare, solo a lei, anche se era femmina. Poi suo padre le aveva detto che doveva smettere, che non ci poteva più andare da Don Gino, che leggere non serviva. Lui non aveva mai imparato e viveva meglio senza. E lei che si era messa in testa di essere meglio di suo padre? Lei che era pure femmina. Ci era tornata di nascosto 2 volte. Alla terza lui l'aveva aspettata fuori con un bastone e l'aveva riempita di legnate davanti a tutti sulla piazza del paese, a sangue. Non si rialzava più e nessuno l'aiutava, Michelina. Da quel giorno non aveva più parlato a suo padre e suo padre non aveva più parlato a lei. Se faceva qualcosa di sbagliato, lui prendeva e la picchiava senza dirle nulla. Ma appena era cresciuta un po', aveva iniziato a rispondere alle botte. Tutto senza dire una parola. 2 pesci maneschi e impazziti. Ma alla fine il padre aveva smesso.